C1-0 è sicuramente importante perché per come vanno le cose nel mondo dell'intelligenza artificiale bisogna fare massa critica. Questo è un tentativo di mettere insieme quello che troviamo nell'area di Genova o nell'area della Liguria per farci diventare visibili verso il resto del mondo. Se vogliamo attirare talenti, in questo caso sia IT che le aziende vogliono certamente farlo, abbiamo necessità di essere visibili, di fare questa massa critica. Questo è l'unico modo per essere competitivi. È arrivato il momento di investire sull'intelligenza artificiale perché il mondo sta andando in questa direzione in un modo che si è moltiplicato per 100 nel giro di pochi anni. Il Nord America, l'Asia stanno investendo tantissimo, ormai è quasi una battaglia economica che si gioca proprio sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale genera nuove possibilità, una crescita economica, e quindi se non lo facciamo rischiamo di rimanere indietro. IT è una presenza importante in questo territorio, su Genova. Abbiamo un programma di robotica e intelligenza artificiale piuttosto grande. Quello che stiamo portando è il nostro contributo sia per la costruzione dell'evento sia per far vedere alcune delle potenzialità dell'intelligenza artificiale. Quindi vorremmo far vedere al pubblico, un pubblico generico, un pubblico di giovani, di studenti, che cosa si può fare perché questo campo è così interessante. IT fa diverse cose, chiaramente è un centro di ricerca, ma è anche un luogo dove ci connettiamo tantissimo con le aziende e quindi dove lavoriamo tanto a contatto con le aziende. Tante di quelle che sono proprio qui all'evento collaboriamo con loro. Ad esempio nel campo dell'intelligenza artificiale abbiamo trovato tante aziende che hanno utilizzato le tecnologie già in un passato, se vogliamo, remoto. 20-30 anni fa qui proprio a Genova nascevano alcune soluzioni di intelligenza artificiale applicate a dei prodotti come prodotti biomedicali, come prodotti dell'automazione. E quindi adesso è un po' naturale che IT, che fa questo lavoro, si connetta con queste aziende e possa portare un beneficio. Perché IT è un po' la ricerca di punta, la cosa più avanzata. Le aziende adesso hanno un grosso bisogno di questa innovazione.